Ti ricordi quando tu mi hai detto domenica ci arriviamo a 6 ore e andiamo a correre? E chi è io ti ho detto d'accordo? Io mi ne ricordo. E sono fiera di te. Cosa fai? Oh, lasciami rifiata a Penuccia, dopo andiamo. Vedi, ero sicura. E io quando dico qualcosa faccio, invece che tu... No, andremo. È detta, è detta. Mi lascia Gascami? No. Allora t'aspetto. È detta, è detta. Bonnie? Je crois que les œufs sont périmés. Eh ben, faudra se dépêcher de les manger. Ah oui, faut les manger. On va pas gâcher les œufs, pas vrai? Eh oui. C'est important, les œufs. Mmh. C'est même sacré. Ça contient la vie, les œufs. Oui. D'ailleurs, au sujet de pas gâcher les œufs, il serait peut-être temps de... Si tu compares tes œufs périmés à mes ovules, je t'en chacune. Ah ben, mais pas du tout. Non, ça, c'est très mal me connaître, hein. Ah bon. Ouais. Bon, alors tu veux finir ta phrase? Non, j'ai pas le temps. Je vais faire une omelette. Di Udoio. Oh, basta. Sarai sempre all'occhio, tu. Pianti mai. Ma che hai? Ma di coagulaggio, no. Sai mica ciò che mi ha caduto a risere? No, cosa? Falgo a piazza, scontro una zidì là basso. Oh, Maria, vabbè, come stai? Mi faci bene, c'è dei scontratti, vero? Oh, si magnifica, ti faccio il gola, sai come lì? Allora. Hai dei dogabelli, si smagrida. Di bene, no? Di bene. Sai ciò che è l'amici? Non mi conosco mica. E mi chiamo Francesca. Il faut bien appliquer les principes de précaution. C'est court. N'hésitez pas à privilégier les suppositoires dans ce genre de cas. Con quale balli? Cascade, beh. Bah, ho scritto una teleconsultation. Bah, cosa è che? Veni da bene, c'è tutto il resto, qui. Non sono mica malato, no? Pugli pezzone! Bonjour. Oh, teni da ba pena, c'è tutto il resto. Dites-moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire, là? Un peu de rosé, c'est l'apéritif, vous savez, c'est... Alors, comme je vous vois, et à votre âge, je pense qu'il vaut mieux arrêter le rosé. Cosa dice? Dice ciò che vi dico sempre io. Ah, yeah. Et combien je vous dois, madame? 30 euros. Gardez la monnaie, né? Pardon? Non, mais tu l'as pagato à carte bleue. Et yeah. Je comprends pas, là. Io pago sempre in liquido, e mi pago in liquido. Bonne heureuse, madame. Ma come verrai? Sei sempre felice, tu? Perché non sei mica felice? Come vuoi essere felice? Guarda il mondo in dove lo ha. Niki bello t-shirt, fatto di pelo di piulo, 25 euro. Ne manco car. Ma ti rendi conto? Tombano i piuli per tutto t-shirt! Non li tombano mica, i spiumano. I spiumano? Ma dopo moreno di vredo moreno! Non è mica vera! Ah, vedi che ti dispiace! Ma no, di caroli receveur, cambiata s'occupa di capelli. E allora? Tu non dà di male, no? Non dà di male. Mi voglia fare avrange come elle! Oh, ci ne sortiamo più. Alors, tu retrouves tes chèvres égarées? C'était beau fort. Pourquoi tu me parles corse? J'ai fait quelque chose. Bah, occupa di di ou de listing. Mille e mo gabrette, o gabro. Pardon? Je te pardonne, va. Mais qu'est-ce que tu me pardonnes? Tu me demandes pardon, je te pardonne. Non, mais Bonnie, c'est une façon de parler. Bah, tu vois, ta langue n'est pas bien précise. Ah oui? Et comment tu le dis dans la tienne, alors? Ah ben, moi, je dis scusa. Eh ben, je t'excuse. Pardon? Je te pardonne aussi. Vous savez, passe de téléphonie, mais on passe à bio. Mais. Comment on passe à bio? On passe à bio, on passe à bio. Prima passava, on passe à bio. Ah, dice, recherche réseau, pas de numéro. Lâche de l'Ugerca, trop era. Ou mais ou basse? Passa, mais nous, à diamamo viola.
Per chi fa? Che sega, per chi fa, per chi fa? Per dirgli che deve venire un via di più e chi gli è colpa soia, per chi fa? A un posto mica. Faccio un dossier sicuro. C'è madre della finestra quando è tanto lontano. Aiuto andare a mugliare in finestra. E prima come vedi, Ade? Prima non eravamo mica bruisti di telefonini, no? E ora si debruisti. Io? Ma non passa mica e la finestra passa sempre. Vabbè, agli andare a trovare mo Viola e ma da sempre. E dite, quando non c'è più la reda, favorisce la comunicazione. E mo parlate insieme. Boni! E andate a trovare la vostra Viola. Oh, Boni! Discutes avec qui? Je parle avec Giulia, mon amie. Tu sais, on parle de son mari qui vient du continent. Ah! Et tu sais ce qu'il y a de bien d'avoir épousé un continental comme toi? Non, dis-moi. Ah non, je sais pas, je te demande. Non, et c'est pas non plus.